Benvenuti, quello che vogliamo proporvi è uno speciale adesso, uno speciale dopo il Sinodo, lo sapete, i lavori del Sinodo si sono conclusi, ma naturalmente non si è concluso il Sinodo, che si concluderà solo nel momento in cui il Papa scriverà o comunque renderà pubbliche le sue conclusioni. Ma in questo momento è tanta certamente la curiosità per i lavori sinodali, per quello che ha significato il Sinodo e soprattutto per i temi che sono stati trattati. E allora l'arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, che è stato padre sinodale, si è voluto portare in una casa della periferia di Milano dove ha incontrato alcune coppie di sposi, marito e moglie, e anche una signora che è separata, madre di figli. E così ha voluto, diciamo, nella semplicità, nella ferialità, come dice spesso, e anche il carattere della visita pastorale, in un dialogo assolutamente quotidiano intorno alla tavola del salotto di casa, parlare del sinodo stesso. Tanti temi che ne sono emersi, lo vedremo insieme, ma soprattutto quello che ci pare sia la cosa più bella è proprio questo essere insieme con il proprio vescovo per approfondire temi che interessano tutti, il quotidiano. Si è parlato di rapporto con i figli, si è parlato di lavoro, si è parlato da parte di una giovane coppia sposata da appena un anno del desiderio di avere figli, ma anche delle tante difficoltà della vita del giorno d'oggi. E allora noi vi proponiamo questo speciale dialogo con le famiglie di Sua Eminenza il Cardinale Scola, l'Arcivescovo di Milano, proprio da una casa della periferia del milanese. Padrone di casa, Luca, piacere. Piacere Enrica. La signora, piacere. Monica, piacere. Ci presentiamo, io sono Enrica Di Luca, siamo sposati da 25 anni, abbiamo festeggiato a maggio il nostro 25esimo matrimonio. Abbiamo tre figli, di cui ne abbiamo solo qua due, perché il terzo oggi aveva l'esame di stato da geometra. Caspita. E niente, ci fa piacere avere avuto l'occasione di ospitarla nella nostra casa. Grazie. Ma soprattutto volevo ringraziarla perché è veramente un segno molto bello e molto forte della vicinanza che ci può essere con la Chiesa e la Chiesa domestica. Bello questa idea della Chiesa domestica, è molto importante. Io sono Monica, sono mamma di tre figli, sono separata, anche se non sono stata sposata ma esco da una convivenza. Ho conosciuto Luca e Enrica 9 anni fa ormai, quando ho iniziato a introdurmi in quella che era la comunità cristiana di questo quartiere. Mi hanno coinvolto in quella che è il lavoro di fare la catechista. Ho conosciuto questa splendida famiglia, molte altre famiglie, sono stata accolta da loro all'interno della comunità e è nata una grandissima amicizia e quindi sono ancora catechista, continuo a fare questa fatica, però è molto bella e gratificante. Niente. Buonasera, io sono Sara, sono sposata da un anno e poco più con Luigi, faccio il medico. Vivo a Milano da un po' e ho abitato in Val d'Aosta precedentemente, quindi sono... Ma sei valdostana o...? No, diciamo di sì, diciamo di sì. E ho scoperto di essere sua vicina di casa, l'ho scoperto stasera. Buonasera, io sono Luigi, sono il marito di Sara, ci siamo sposati l'anno scorso. Ci siamo conosciuti qua a Milano in università perché anch'io ho studiato medicina come lei e abbiamo conosciuto Luca e Enrica al corso prematrimoniale l'anno scorso essendo abitando qua vicino, quindi essendo della parrocchia e niente. È bellissimo, è sufficiente. Io sono Andrea, marito di Monica. Conosciamo Enrico e Luca da tantissimi, 20 anni, e ci siamo conosciuti grazie al weekend fidanzati. Come ci hanno fatto l'accoglienza e poi li abbiamo seguiti dopo che loro hanno
lasciato il percorso del weekend fidanzati per fare responsabili sposi, e noi invece abbiamo fatto responsabili fidanzati. Ecco. È stato un passaggio di testimone. Benissimo. Bene. Sono Monica, la moglie di Andrea. Io e Andrea siamo sposati da 17 anni, siamo stati fidanzati per 10 anni e grazie a loro che mi hanno convinto, perché non mi decidevo mai a sposarmi, che finalmente l'ho sposato. E niente, dopo racconteremo magari la nostra storia. Abbiamo due figli, Pietro, ecco, e Simone, di 10 e quasi 8 anni. Bellissimi, due bellissimi figli. Beh, io sono Anna, ho 17 anni e studio scienze umane e... Era ribelle. Ribelle? Ecco. Era piccola di casa. Sono la piccola di casa. Io sono Francesco, invece ho 23 anni, sono quasi laureato in scienze politiche e lavoro presso un'assicurazione e basta. Grazie. Abbiamo anche, sono fidanzato, sì, da... Ma non l'hai portato la fidanzata? No, purtroppo lavora. Ah, si occupa, è un'educatrice dell'infanzia, si occupa quindi, dei bambini. Per gli orari. E poi abbiamo anche un fratello che è Giovanni, che ha 20 anni, che fa architettura e invece sta sostenendo l'esame per diventare geometra accreditato dallo Stato. Ah. Bene, una bella realtà. Allora, affidiamo ad Enrica, sì, una bella idea. Una domanda così di curiosità, sì. Eminenza, il sinodo che c'è appena stato, no? Abbiamo sentito, beh, a parte il fatto che io ho scoperto che la realtà del sinodo pensavo fosse una cosa più antica nella Chiesa, invece 50 anni. Infatti con il Vaticano II. Però abbiamo visto anche che ci sono stata la partecipazione di laici, sì, ma sì. Hanno preso parte a tutte le fasi del sinodo, sì, oppure... Sì, sì. Dunque, ci sono nel sinodo diverse figure, no? Di per sé, come dice il nome, il sinodo è dei vescovi, cioè è un camminare insieme che i vescovi di tutti i paesi del mondo, attraverso delle rappresentanze o elette dalla conferenza episcopale o scelte dal Santo Padre, sia perché taluni responsabili ultimi, vescovi o cardinali della curia, hanno diritto di partecipare al sinodo per il lavoro che svolgono, sia perché il Papa li nomina lui per integrare la realtà. Quest'anno ne ha nominati 45. No? Assieme a questi ci può essere anche qualche padre sinodale, per esempio ci sono una decina di rappresentanti di tutti i religiosi che vengono votati dai religiosi stessi. Però, a secondo del tema che si tratta, si invitano anche dei laici, degli uomini, delle donne che possano dare il loro contributo. Non hanno diritto di voto, trattandosi del sinodo dei vescovi. Quest'anno c'era una bella realtà di famiglie scelte attentamente, sia a partire dai diversi continenti che a partire da esperienze in atto, un po' come la vostra, insomma, di azione pastorale. Loro hanno avuto un tempo di intervento in aula davanti a tutti i padri, che erano 270, e hanno partecipato ai circoli minori, cioè ai gruppi linguistici, che erano 13 di varie lingue, e lì hanno avuto anche lì la possibilità di esprimersi a pari titolo con tutti gli altri. I generi, i gruppi potevano oscillare tra i 20 e le 23, 24 persone, però anche lì non avevano diritto di voto sulla modificazione, perché il compito dei gruppi è quello di partire da una relazione di base e proporre quelli che vengono chiamati dei modi, si dice poniamo al numero 7 dalla riga 3 alla riga 7, cancellerei e al posto di questo scriverei questa cosa qui. Però questi modi, per essere proposti a tutti, devono avere la maggioranza, perciò devono essere votati, non ci può essere un modo singolo.
un modo, modus vuol dire opinione, vuol dire ecco, un'ipotesi alternativa, però hanno partecipato tutti, uomini e donne, e spesso gli sposi hanno parlato a metà. Quest'anno c'è stata una grossa novità al Sinodo, che l'intervento in aula per fare più spazio ai circoli minori, appunto i gruppi, che hanno fatto quest'anno 12 sedute di mezze giornate l'una, mentre negli altri sinodi, io ne ho vissuti 6, erano al massimo 7 sedute. L'intervento in aula durava 3 minuti, dopodiché il microfono veniva tolto, quindi tutti hanno dovuto parlare solo 3 minuti, quindi scegliendo un'idea e sviluppandola. E devo dire che l'apporto delle famiglie è stato quello che ha avuto più applausi da parte di tutti i vescovi, quindi c'è stato un ascolto. Qualcuno dei presenti ha lamentato che forse quel che abbiamo detto sulla donna poteva essere un pochino più approfondito, sviluppato, eccetera, eccetera. Questo è vero, perché siamo un po' in ritardo su questa questione, però devo dire che sono le testimonianze, questo caso delle coppie o delle religiose, così come anche le testimonianze dei delegati fraterni, cioè quelli di altre confessioni cristiane, hanno avuto un peso notevole anche nella configurazione della relazione finale. E soprattutto, io ero nel circolo francese 2 e c'era una coppia libanese, c'era una consacrata del Ruanda che ha perso tutta la famiglia nella terribile tragedia di 8 o 9 persone, e poi c'era un laico medio orientale che hanno dato un contributo continuo nella modificazione del testo, molti più interventi di molti dei vescovi presenti. Certo. Questo è un po', ecco, come si è svolto sostanzialmente la struttura. Sì, sì, è così. Ma sì, la cosa che mi incuriosiva abbastanza, ci sono rappresentati tutti i continenti, sì, e immagino che... Tutti i paesi del mondo, tutti. Sì, certo, certo, ma immagino che ci siano delle diversità. Enormi, sì, sì. Sì, cioè, lo dirò con un esempio, no? Per esempio, per noi la questione della riammissione o meno dei divorziati e risposati all'Eucaristia è bruciante, come vedete dalla stampa. Per gli africani il problema è la poligamia, è il matrimonio per stadi. Per i medio orientali il problema sono i matrimoni misti, che a loro pongono, o anche per gli asiatici i matrimoni con disparità di culto, cioè in India, dove i cristiani non sono neanche il 2% contando tutti, moltissimi matrimoni sono tra un cristiano e un indù. Cosa vuol dire questo? Come dicevo, il problema delicato del matrimonio con l'Islam, con un musulmano, soprattutto per la donna, stante la struttura della Sharia, eccetera. Quindi sono emersi, e in qualche momento devo anche dire che qualche vescovo africano ha alzato un po' la voce e ha detto: voi del nord del pianeta, che siete comunque ad ogni buon conto ricchi e un po' egoisti, volete sempre colonizzare, quindi i vostri problemi devono diventare problemi di tutti, mentre noi abbiamo problemi diversi, no? Ecco, questo per dire. E devo dire anche che questo è uno degli aspetti più belli del sinodo, perché tu all'inizio si comincia con una serie di interventi in aula, cui tutti i padri, 270, parlano tutti, solo un'infima minoranza, due o tre, hanno consegnato l'intervento per iscritto, tutti gli altri hanno parlato, grazie anche ai 3 minuti. Allora, una delle esperienze belle che ho sempre fatto al Sinodo è proprio che viene fuori il caleidoscopio della Chiesa universale, no? Vedi, per esempio, non so, la crescita che sta avendo la Chiesa adesso in Corea, oppure in Vietnam. In Vietnam c'era l'arcivescovo dell'ex Saigon, di Ho Chi Minh, che ci ha parlato di come preparano gli adulti al battesimo, eccetera. In Corea sono decine e decine di migliaia di adulti tutti gli anni che entrano nella vita cristiana. Ma poi, per esempio, cosa stranissima, in tutta la Scandinavia, grazie all'immigrazione,
so, la realtà della Svezia, cattolica della Svezia, ha più di 130 nazionalità, queste sono piccole chiese ma sono in crescita, mentre da noi sono tutte in difficoltà, quindi si imparano tante cose, si vede la bellezza dell'universalità della Chiesa, no? E la fraternità che si instaura tra di noi. La cosa che secondo me traspare in maniera molto evidente è la bellezza che c'è nel matrimonio, no? Ah sì, questo è proprio e vero. La cosa che invece è l'idea, diciamo, che alla gente comune è che il matrimonio cristiano sia una serie di regole, esatto, una serie di divieti, una serie di... E invece il cristianesimo alla fine è la religione che ha dato la maggior libertà, no? All'interno della coppia, perché se c'è qualche costrizione o obbligatorietà all'interno del matrimonio, il matrimonio è nullo. Certo, no, questo è un aspetto molto... E devo dire che ringrazio molto Luca perché ha fatto questa osservazione. E purtroppo la modalità con cui i media rendono conto di un fenomeno così è molto parziale, cioè toccano degli argomenti scottanti che riguardano l'attualità e dopo su lì tante volte costruiscono anche cose che non ci sono, ma vabbè, questo no, fanno il loro lavoro. Invece secondo me questo tema della bellezza del matrimonio è emerso, e dalla famiglia che ne consegue, è emerso da tutti i padri che sono intervenuti, e devo dire che è emerso anche con un desiderio da parte di noi vescovi di un forte cambiamento nello sguardo da porre sulla famiglia. Perché qualcuno ha parlato di chiesa domestica, no? È Luca, ma la chiesa domestica, l'idea, l'espressione viene da San Giovanni Crisostomo, quindi torniamo indietro, però è rimasta lettera morta fino quasi al Concilio Vaticano II, che l'ha ripresa, ma è rimasta ancora lettera morta, no? Ecco, allora, uno degli aspetti che più mi ha colpito, perché io tenevo molto personalmente a questo aspetto, ma perché in sé lo giudico molto, molto importante, ed è anche... il motivo per cui sono qui in casa vostra a parlare di questa cosa, è che questa bellezza del matrimonio che fonda una famiglia fedele, aperta alla vita, si vede poco perché noi preti e non solo abbiamo trattato troppo la famiglia come un oggetto della nostra cura pastorale, cosa importante evidentemente, ma troppo poco come soggetto diretto, dell'annuncio di Gesù, della vita in Gesù, come voi avete sperimentato conoscendovi, incontrandovi, lavorando con i fidanzati, eccetera. Per questo io da tempo sottolineo l'importanza di ritornare nelle case, come si faceva nella comunità primitiva. Per un certo verso la scoperta dell'acqua calda, ma per un altro verso una rivoluzione copernicana rispetto alla concezione che in genere noi ci facciamo del compito della famiglia. Allora io vorrei proprio, riprendendo il sinodo che ha dedicato un paragrafo specifico intitolandolo così, la famiglia soggetto di evangelizzazione, rinascesse nelle nostre case proprio a partire dalle relazioni e dalle circostanze quotidiane, questo modo di affrontare la vita nel bene, nel male, nelle circostanze favorevoli e sfavorevoli, nei rapporti facili e difficili, a partire da quello che abbiamo chiamato avere i sentimenti di Gesù, avere la mentalità di Gesù. Ed è per questo che io ho fatto la lettera pastorale con questo titolo, ho dedicato alla famiglia un paragrafo importante proprio descrivendo concretamente come si può fare in famiglia. Ecco, io credo che questo aspetto sia decisivo. Perché? Ecco, voglio dire perché. Perché noi siamo figli di un Dio incarnato. La nostra religione non si riferisce a un Dio che sta là, che è perfetto, assoluto, ma distaccato. Ma uno che
è venuto a rivelarci fino a quanto è comprensibile il volto del Padre e dello Spirito Santo, quindi il volto stesso di Dio, prima avevamo un'idea vaga, e ad accompagnarci via, verità e vita, e Sant'Agostino dice via alla verità e alla vita. Ora, la famiglia, come diceva un mio grande amico studioso di questo tema, morto purtroppo molto giovane, vescovo di Lugano e prima professore di diritto, la famiglia fa parte della costituzione della Chiesa. Se non c'è la famiglia, non c'è tutta la Chiesa. E quindi lui dice, il fatto che noi non siamo stati capaci per troppi decenni di mobilitare, soprattutto dopo il grande cambiamento avvenuto con gli anni 70, di mobilitare la famiglia ad assumersi tutta la sua responsabilità, partendo dalle gioie, dai dolori, dagli elementi positivi, dalle croci, dalle ferite. Se non si affronta questo nella vita quotidiana, il cristianesimo si disincarna. Quel che diceva già Paolo VI quando era giovane monsignore, che si va creando una rottura, una frattura tra la fede e la vita, aumenta sempre di più. Quindi io penso che ciò che dobbiamo fare, dobbiamo chiedere a voi il dono di giocarvi proprio papà, mamma, figli, fratelli, sorelle, nonno, nonna, parenti, amici, conoscenti, nel tentativo di giudicare la vita di tutti i giorni a partire dalla fede. In questo senso, questo non toglie nessuna responsabilità ai gruppi familiari, alla pastorale familiare, alle varie associazioni che sono nate soprattutto dopo gli anni 50, a partire dalla Francia, eccetera, ma finalizza il loro lavoro a questo scopo. Devono aiutare la famiglia ad essere soggetto nel quotidiano. Io credo che anche tutto il problema delle famiglie ferite, eccetera, non avrebbe preso questa radicalità, questa problematicità, se questo lavoro nelle famiglie fosse stato stabile e noi lo avessimo favorito. Quindi io, per questo che mi sono permesso di identificare 18-19 modalità, no? Che molti di voi già praticano, ecco. Ma se una cosa come quella di questa sera, cosa che già avviene in tantissime realtà delle nostre parrocchie così, ma se noi la valorizziamo, la riproponiamo, allora la bellezza della comunione cristiana, il fascino di poter seguire Gesù nonostante i nostri limiti, i nostri difetti, i nostri peccati, diventa attrattivo per tutti, nella libertà, ovviamente come proposta, nessuno vuole obbligare nessuno a nulla, no? Ecco. Però per esempio per smontare quello che Luca diceva, cioè questa idea che la Chiesa dica sempre dei no, che la Chiesa ponga sempre dei divieti, eccetera, eccetera, potrebbe essere smontata, perché persino i no dei comandamenti in realtà sono dei sì. Io ho visto che nella relazione, ad esempio, finalmente si accenna un po' al discorso della coppia, no? Perché la famiglia è sicuramente il contenitore all'interno del quale si riesce a vivere una generazione di affetti oltretutto molto libera, perché alla fine ognuno in famiglia si sente libero di essere se stesso. Però la centralità comunque è la coppia, soprattutto fino a una certa età. Io ad esempio ho avuto la riprova che avere dei figli, no? Nella faretra è una cosa molto bella, perché ho avuto delle difficoltà sul lavoro e a quel punto i miei figli, che ormai erano grandi, mi hanno aiutato ed è stata una cosa importante, anche perché quando uno ha difficoltà sul lavoro non è tanto importante l'aiuto economico, il problema è proprio l'aiuto psicologico. Ah, certo. E il fatto di avere dei figli che mi hanno aiutato ad andare a fare lavori umili, però è stato veramente molto forte. E l'unica cosa che io nella relazione, ad esempio, ho trovato un po' mancante quando si parla, ad esempio, della vedovanza, la vedovanza in età giovane. Perché
Noi purtroppo abbiamo avuto due esperienze, prima dell'estate, di due famiglie, delle storie d'amore molto molto belle, che purtroppo si sono interrotte per malattia. E ecco, in questo caso veramente bisognerebbe trovare il modo di stare vicino a, sì, a queste persone, ricostruire. Adesso io non vorrei che prendessimo una domanda e una risposta, se qualcuno vuole allargare, perché lui ha detto delle cose molto importanti che mi piacerebbe poter riprendere, ma non voglio bloccare io il dialogo. Se qualcuno vuole aggiungere, lo faccia con semplicità. Anche noi abbiamo vissuto questa situazione e la cosa proprio che ci mancava era il supporto psicologico, perché quando un uomo viene a perdere il lavoro, certo, all'interno di una famiglia si sente un nulla. Una donna tutto sommato si può riciclare, no? Perché comunque fa la mamma, fa... Quando invece lui perde, perde tutto, perde proprio una parte fondamentale dell'essere. Perde dignità. Sì, dell'essere, sì, sì, di essere uomo, in quanto padre, sì, in quanto capofamiglia, certo, e tutto. Quello è stato veramente un momento drammatico per noi. Molto. E devo essere sincera che in quel periodo lì noi con il nostro parroco avevamo messo in piedi, per esigenza di alcune famiglie, di incontrarsi una volta al mese, facendo una cena insieme dove ciascuno porta qualcosa da mangiare e con i figli, in modo tale che i figli comprendano il trovarsi insieme in parrocchia, pregando insieme. Poi loro erano liberi di andare a giocare, sono liberi perché lo facciamo ancora, e noi invece affrontiamo alcuni temi che a seconda di quello che uno sta vivendo in quel momento vuole affrontare, perché magari da soli non si riesce a trovare le risposte, no? Per cui trovandosi con altre famiglie che vivono questa gioia di essere appunto una famiglia insieme, unita, cristiana, cioè ti aiuta, ti dà quella carica che probabilmente, secondo me, da come lo raccontava lei, le famiglie dei continenti, degli altri continenti, hanno questo entusiasmo, questa carica che noi purtroppo, certo, non abbiamo più. Proprio così. Noi manca questo spirito, questa... E io che insegno catechismo come l'altra Monica, no? Insegno una parola grossa, insegnare una parola grossa, no? A questi bambini la cosa proprio che vediamo, io li vedo, sono spinti. Quando invece gli racconti qualcosa del tuo vissuto personale, di come tu hai affrontato una certa questione, pensando che non sei solo, ma c'è Dio che ti dà la forza, vedi veramente nei loro occhi che dicono: come, non è possibile, chi è, com'è per fare una cosa del genere? Noi ad esempio abbiamo avuto un'esperienza, abbiamo perso dei gemelli, come tantissime altre coppie, nel frattempo mio papà si è ammalato gravemente. In quel periodo lì noi non pensavamo proprio a rimetterci in pista per avere dei figli, ma il Signore non guarda queste cose, no? E ha deciso di donarci Pietro. Quando andiamo a fare il controllo ci dicono che Pietro non va bene, insomma, ha problemi alla schiena, ha problemi ai polmoni, ha un po' di problemi. E tutto sommato non ci consigliano, ma ci dicono che c'è la possibilità di abortire, no? Sono stati molto onesti, nel senso che non potevano né dirci in un modo né consigliarci in un altro, però noi ci siamo sentiti soli, abbandonati. Tra l'altro in quel periodo mio papà, che era ammalato, la prima cosa che mi ha detto era: al mare, l'ho raggiunto, gli ho detto: papà, io non mi posso fermare, perché succede così così. Mio papà era sulla sedia a rotelle, mi guarda negli occhi e mi dice: Monica, non vorrei mica far nascere un handicappato come me. Io giuro, non me l'aspettavo da mio papà, perché mi ha sempre insegnato delle cose bellissime sulla vita, sono rimasta esterrefatta. E allora sono tornata a casa e la prima cosa che ho fatto, io sono andata dal don. Sono andata dal mio don e gli ho detto: don Mario, mi succede così così. E lui mi disse: Monica, guarda che il Signore dà solo quello che uno può sopportare. Se ti dà questa croce è perché tu e Andrea la potete sopportare. E allora per fortuna eravamo d'accordo, abbiamo portato avanti la gravidanza, è nato, ha avuto un po' di suoi problemi, li ha risolti, è stato operato e adesso è qua, sta benissimo. Quanti anni ha adesso? Adesso 10. Sta bello, benissimo. Cosa perché bella. Grazie tantissimo di averci detto questa esperienza che ha sensibilmente maturato la tua fede e quindi anche la nostra stasera, no? E che è una testimonianza molto bella
appunto del vivere la famiglia come chiesa domestica, avendo anche questa possibilità di scambio, no? E perché la forza, la vostra forza nella fede e l'abbandono alla certezza che Dio non ci lascia mai è qualcosa che ci sostiene in tutte le prove della vita. Per esempio la questione del lavoro, che oggi è diventata molto delicata soprattutto per i nostri giovani, ma soprattutto per chi, stavo appunto per dirlo, per chi lo perde dopo una certa età, no? Quello che avete detto, cioè accettare i lavori umili, perché, e anche e soprattutto il giudizio che avete dato, che più ancora che la crisi economica, che va comunque affrontata nella solidarietà, è proprio questo svuotamento, soprattutto per il maschio, di dignità, insomma, no? Perché senza il lavoro un uomo che sta bene non è più se stesso, è come se barcollasse, no? Ecco, quindi anche questo è un tema molto importante, il nesso tra famiglia, lavoro e riposo e festa, lo dico sempre, è decisivo, no? Perché noi arriviamo a casa la sera e abbiamo la possibilità di essere noi stessi, di rilassarci, e questo dà al tempo un ritmo, ci aiuta a ritrovare il nesso tra gli affetti e il lavoro. Ecco. Un'altra cosa molto bella e molto importante, l'ha detta Luca prima, e cioè l'attenzione alla coppia. Infatti, se noi riflettiamo bene, quello che è gravemente sotto prova oggi, quello che è in crisi oggi, è la coppia. Perché la famiglia vogliono far tutti. Tutti vogliono fare la famiglia, no? Mentre solo che la famiglia ha come presupposto una coppia che si vuol veramente bene, nel rispetto il più possibile, lasciando a tutti la libertà dentro una società plurale, ma per quanto riguarda noi cristiani, nel rispetto della fisionomia naturale, ma diciamolo apertamente, nel rispetto della differenza sessuale, insomma, come un dato che per sua natura ci spalanca al rapporto con l'altro, quindi è il terreno su cui può nascere ed esprimersi l'amore, e siccome poi siamo tutti situati in un corpo, il surplus dell'amore diventa la procreazione, diventa il generare la vita, no? Quindi questi sono tutti elementi importanti, soprattutto nello scambio di... E così come è molto importante questa idea di ritrovarsi insieme in casa, anche sostenendosi, per dire, senza fare inviti pomposi per cui uno debba metterci mezza giornata, ma uno porta il pane, il salame, l'altro porta la bottiglia di vino e si sta insieme un dolce, si sta insieme con semplicità. Io ho una riflessione in merito a quello di cui stavamo parlando. Volentieri. Ed è una questione che mi pongo io anche con me stessa, e è una cosa a cui non ho dato risposta e non so dare risposta. Negli ultimi decenni, comunque, c'è stata un'evoluzione in cui, secondo me, e io ne sono anch'io artefice, c'è stata una perdita un po' dell'identità uomo-donna all'interno della coppia. Una volta c'erano dei ruoli che da una parte possono essere considerati negativi, perché questo preclude, certo, delle cose a un, certo, sesso piuttosto che permetterle a un altro. Però d'altra parte io trovo che la completa perdita delle differenze di ruolo tra i due sessi possa portare dei problemi all'interno della coppia. Questa è una domanda, io lo penso, ma non sono sicura che può essere così in un futuro, visto che la mia coppia è giovane. Non riesco bene a fare degli esempi, però ad esempio io confronto la mia coppia già con quella dei miei nonni o quella dei miei genitori, certo, ed è un po' diverso, sì, il ruolo del capo famiglia e della donna che gestisce di più la casa. E mentre adesso si perde un po', perché anch'io come donna a volte mi aspetto che mio marito
gestisca di più le cose di casa, ma mi rendo conto che io poi sono io stessa che voglio gestirle io, e quindi c'è un attimo una perdita, io perdo il mio ruolo, cioè non so quale deve essere effettivamente il mio ruolo. Io voglio avere sotto controllo la casa, ma d'altra parte mi lamento perché anche lui non ha sotto controllo la casa. Questo è l'esempio più stupido. No, però io penso che qui debbano interloquire gli altri sposi più che il vescovo, perché sennò guarda, quando ci siamo sposati io avevo proprio il sogno del matrimonio, no? Cioè io all'asilo disegnavo, c'era Albert Schweitzer, no? Disegnavo me, la moglie, tre figli, il cane e il fuoristrada. E questa era la mia idea della famiglia, no? Ed era proprio una vocazione che sentivo. Enrica invece non aveva nessuna intenzione di crearsi una famiglia, lei aveva ideali diversi. E questo all'inizio ci ha creato cioè soprattutto in me sono nate delle delusioni, no? Perché io dicevo, ma caspita, avevamo una casettina piccolina, però l'avevamo costruita come ci piaceva, no? E il fatto che lei assolutamente non se ne curasse mi lasciava questa delusione, no? Invece poi ho capito che di fatto la personalità maschile o femminile in realtà può essere anche interscambiata, cioè per certe cose magari io ho un'attenzione più femminile. L'importante secondo me è che ci sia comunque in coppia un'armonia. Il problema sollevato da Sara e anche il dialogo che ne è nato, io lo sento dall'interno della mia esperienza, che è ovviamente palesemente diversa dalla vostra, però io lo sento come molto importante, cioè io credo che non è un problema di ruoli, come la donna aiuta, come Eva aiuta Adamo, qual è il suo compito, e che lei è l'altro vivente di Adamo, no? È una specie di immagine che gli sta di fronte, è come una luce che risponda alla luce della vita di Adamo. E quindi secondo me, questa è la mia idea, fin dalla creazione la donna, permettetemi questa espressione un po' difficile, tiene sempre il posto dell'altro, è sempre l'altro che ti guarda, che ti scruta nel volto, che apre il tuo cuore alla novità, al diverso, che porta con te la tua fatica, ed è l'altro per tutti. E sono molto contento che anche il femminismo più avanzato sta marcando questo fatto, è tornato al pensiero della differenza e tende a sottolineare, perché la differenza non è anzitutto una questione di relazione, ma è qualche cosa di immanente al mio io, no? È l'apertura della mia, uno si trova situato dentro una differenza sessuale, e questo dato è il fattore su cui poi scatta la relazione all'altro, no? Infatti di per sé differenza vuol dire portare la stessa cosa in un altro posto. Allora io, situato nella differenza sessuale maschile, quando incontro la donna vengo spostato e viceversa. Ecco, sono parole un po' difficili che hanno bisogno magari di essere un po' ripensate, però può essere utile, vista la conversazione molto amabile e semplice, cominciare a buttarle lì e pensarci. Quindi anche secondo me questo di più, che non ha a che fare con i ruoli, non ha a che fare con i ruoli, ma ha a che fare con la sostanza della questione. Volevo sapere un po' qual era la percezione che c'è nei giovani della famiglia e qual è l'importanza che viene data, che i giovani danno alla famiglia, perché ogni tanto sembra che la famiglia perda anche valore, che non sia un qualcosa di centrale, quando in verità alla fine è importantissimo avere una famiglia dietro che ti sostiene e ti aiuta nelle scelte. Grazie. È detto da lei, sì, che sì, sì.
io credo che tu hai toccato ovviamente un problema di grande importanza, ma se noi ascoltiamo i sociologi, loro dicono che i giovani mettono la famiglia ai primi posti. Secondo me il problema è piuttosto quest'altro, e cioè che è la famiglia come tale che a causa della crisi della coppia come dire, rischia un pochino di dissolversi, di non rappresentare più poi quel punto di riferimento che tu hai invece avuto il dono di sentire come decisivo i tuoi fratelli nella tua vita. E per questo è molto importante comunicare, ma non con sforzo, perché ognuno di noi comunica quello che è. Noi abbiamo un'idea molto sbagliata, anche quando che la famiglia è soggetto, non è che la famiglia deve mettersi a fare chissà quale iniziativa, appunto deve vivere il suo quotidiano. Se lo vive in un certo modo, dopo lo comunica, per forza lo comunica. Quindi tu la bella esperienza che stai facendo la comunichi di fatto alle tue amiche, ai tuoi amici, ai tuoi compagni, così come fanno i tuoi fratelli. E dobbiamo accettare che in conseguenza alla crisi dell'uomo-donna la famiglia attraversa un tempo di grande prova, no? Ecco, però questo è il tempo che ci è dato da Dio, dobbiamo stare dentro questo tempo con semplicità, con verità e comunicare quello che noi sperimentiamo come bene per noi, come bello per noi, no? Sì, mi riallaccio a questo discorso pensando a quella che è la mia esperienza personale, perché io ho tre figli che sono vissuti in una famiglia anomala, perché noi ci siamo separati quando il terzo figlio era praticamente nato da poco ed erano a scala i miei figli, quindi avevo neanche un anno, 3 anni, 5 anni, insomma una situazione del genere. E se nella mia esperienza la mia famiglia è stata fondamentale nell'aiuto, nel supporto, nell'esserci, io ho sempre pensato di aver avuto una grande fortuna, perché io sono stata cresciuta con una sorella da due genitori che sono sempre stati vicini, accoglienti, accompagnanti e però rispettosi delle mie scelte, perché la mia scelta di non sposarmi, mia mamma credente, fedele, si figuri, io che andavo a convivere, no? La mia scelta di allontanarmi dalla Chiesa, ma soprattutto grazie al battesimo dei figli io ho fatto un percorso di conversione, perché poi ti interroghi, dici, caspita, ok, lo battezzo, ma perché? Ci credo, non ci credo, e quindi da lì è nato il mio percorso di conversione, attraverso i figli e alla nonna che dice, no, devi battezzarlo, ma no, dai, no, cioè, questo lavoro. Però mi chiedo, ma i miei figli, che però non avranno questo, perché ci sarò io e da un'altra parte un padre, con le difficoltà, le limitazioni di entrambi, quindi come facciamo? Cioè, e non sono gli unici, perché come catechista io mi confronto quotidianamente con ragazzini che vengono da famiglie che hanno questa difficoltà, con genitori che hanno delle difficoltà enormi. Secondo me bisogna proprio pensare adesso a questi ragazzi che abbiamo e cercare di accompagnarli perché abbiano qualcosa un domani, accogliere questi giovani, dare a loro qualche strumento per il proprio futuro. Molto bello questo, molto giusto. Per come sono cresciuto io, per la mia vita, ho sempre avuto la sensazione che, diciamo, la famiglia fosse finalizzata quasi, mi è stata trasmessa più che altro, che la famiglia fosse finalizzata quasi alla procreazione, diciamo, quindi al concepimento dei figli, e si esaurisse quasi il suo compito in quello. Poi ho avuto la fortuna di fare il corso prematrimoniale con Luca e Enrica, e ho riscoperto il valore effettivo della coppia, ma non la coppia in senso egoistico, ma la coppia come, diciamo, tra virgolette, punto luce attraverso il quale aprirsi al mondo, quindi agli altri e quindi anche eventualmente ai figli, come medico, perché poi sia come persona, io sono anestesista. E invece la pneumologa. Sono, diciamo, in questi anni ho
parecchie volte ho avuto queste riflessioni anche su un'ipotetica vita, tra virgolette, senza figli, ecco, e come affrontarla, ecco, e come pormi nei confronti della Chiesa, della mia vita e degli altri, e come affrontare anche il mio lavoro nei confronti di queste coppie che io vedo marginalmente, ecco. Però mi capita. Il fatto di essere aperti alla vita vuol dire veramente avere tante possibilità, come una coppia di fidanzati che ha fatto un corso che avevamo incontrato e non potevano, cioè non riuscivano ad avere figli, allora e lì è importante proprio la figura, secondo me, della comunità. Li abbiamo coinvolti in una serata dove ha parlato una coppia che aveva fatto la prova dell'affido, dell'adozione, e loro in quel momento lì hanno capito che il fatto di non poter avere un figlio non era comunque una cosa che li limitava, no? Potevano aprirsi e riuscire ad amare in maniera forse più completa. Fatto l'incontro, siamo andati 2 settimane fa e hanno battezzato la loro bambina. E succede spesso. Per cui... l'affido diventa uno sblocco. Io domande non ne ho, nel senso, cioè a parte domande tecniche riguardanti il sinodo, nel senso curiosità più che altro da come è composto. Il sinodo è un momento in cui che il Concilio Vaticano II, riprendendo anche delle grandi tradizioni molto antiche, il Papa convoca tutti i vescovi di tutte le chiese per affrontare insieme una questione che sente come urgente e per avere il loro consiglio, no? Quindi in concreto c'è tutto un tempo di preparazione che dura 2 anni prima che avvenga l'assemblea sinodale come tale, e dopo l'assemblea sinodale in genere lavora, produce delle riflessioni, un testo che poi vengono passate al Papa, e il Papa si pronuncia, in genere fa un documento speciale per questa ragione, come adesso siamo in attesa, e se non è finito. Non è finito, questo è un po' il senso. Però mi premeva tornare un istante sulla domanda di Monica. Anzitutto pregare, anche far pregare, lo farò anch'io. L'altra cosa è, l'hai detta tu stessa, cioè è l'elemento della fraternità che può nascere e che io ho visto stasera ascoltandovi e interloquendo con voi, no? I tuoi figli devono sentire la famiglia larga che noi siamo, no? E possono trovare lì elementi di figura, senza nulla, in nulla sottovalutare la figura del padre, perché quello bisogna far capire sempre ai nostri figli, quando succede la ferita della separazione, eccetera, è che questo non è un come dire, il papà e la mamma restano papà e la mamma, certo. Vogliono loro bene, il problema che è nato tra di loro non dipende da perché i figli soffrono molto di questa cosa e si parla molto poco, il sinodo ha dedicato un paragrafo a questo tema, si parla molto poco della sofferenza dei figli. Ecco, quindi, però tu hai il dono di questa amicizia larga nella quale devi cercare di introdurli il più possibile nel rispetto, ci sono altri giovani, nel rispetto della loro libertà. Io ho visto che quando incontrano una comunità in cui possono esprimersi, cioè, se non restano in una solitudine, ma incontrano una comunità, fioriscono. Dobbiamo sapere bene che a legittimare la verità, questa è la fatica, anche su queste questioni scottanti, a legittimare la verità è la carità, cioè il bene che ci vogliamo, è il bene che ci vogliamo. Preminenza, volevo ringraziarla veramente di questa bellissima serata, inaspettata. E a proposito di questo, devo dire che i nostri amici, appena abbiamo detto, guardate, c'è un'occasione di un certo tipo, hanno preso in maniera molto naturale il fatto di dire, va bene, veniamo. Poi, oggi un po' di timore c'era in tutti. No.
per me questo è stato un momento di relax. E quindi è più bello di così, più grato di così a voi come posso essere, vi porto nel cuore e magari gemmate, nel senso che qualcuno invita qualcun altro, così la cosa si dilata e la nostra fede diventa incarnata, è vera, non è un discorso o un impeto di pietà, ma aiuta a camminare, no? Ecco, grazie. Grazie a voi, no? Grazie di tutto cuore.